Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con Mina Annese. Mina, grande partita dei tuoi, soprattutto 3-7-0. 3-7-0, il risultato che cercavamo e ci siamo meritati a questo punto. Devo dire, abbiamo giocato benissimo e sono molto contenta. Sì, infatti 3-7 che avete tenuto sempre il pallino del gioco. Avete forse un po' nel secondo set, soprattutto si è notato un po' di incertezza in fase difensiva, soprattutto della tua compagna Fortunato. No, vabbè, ci sta, sono errori che possono capitare, soprattutto dopo il Natale, i festeggiamenti, ci sta. Ci siamo allenate pochissimo in questi giorni, quindi già bene che siamo riuscite a giocare, ad ottenere questo bel risultato. Ecco, uno scontro che tu soprattutto ci tenevi particolarmente, soprattutto contro il Bari, perché comunque era un'ex squadra che avevo già affrontato in passato. Sì, devo dire che a prescindere dal Bari quest'anno ci tengo a far bene con tutti, perché penso che siamo una squadra costruita bene e meritiamo di fare un bel risultato con tutti, quindi ogni partita non va sottovalutata e va giocata al massimo della forma fisica, insomma. Un'ultima domanda, un augurio a tutti gli amici di Assist Sportivo e soprattutto a tutti i fan che ti seguono della Libera Virtus. Un augurio di passato Natale e di buon anno, sperando che i risultati continuino ad arrivare come questo 2013. Grazie Mina. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui col Mister Drago, un ottimo esordio in Coppa Puglia. Sì, abbiamo giocato una buona gara. La temevamo questa squadra perché all'andata in campionato ci ha messo un po' in difficoltà negli ultimi due set. Siamo stati bravi ad aggredirle subito, abbiamo giocato abbastanza bene sulla prima linea, dobbiamo migliorare qualcosetta in seconda linea, anche se nel proseguo della partita siamo riusciti a salire un attimino in più come ricezione. Dobbiamo migliorare sulla difesa, abbiamo pochi allenamenti perché abbiamo dato qualche giorno di vacanza, però speriamo di prepararci al meglio la prossima di campionato, che è molto importante. Ecco, infatti lei ha notato, soprattutto nel secondo set, si è notato un po' di problemi sulla ricezione, forse è dovuto anche a un calo di concentrazione. Sì, un calo di concentrazione e anche un calo fisico, perché ho detto abbiamo lasciato un po' libere le ragazze in questi giorni, quindi qualche allenamento in meno l'abbiamo fatto. È chiaro che sono giorni di vacanza, quindi c'è un po' di pesantezza, di stanchezza mentale. Queste cose poi comunque le recupereremo tranquillamente in allenamento. Un'ultima curiosità, due giorni fa è stato il suo compleanno, le sue ragazze le hanno regalato questa vittoria. Adesso può, se vuole, può augurare un augurio di buone feste ai fan che la seguono. Il mio compleanno è stato ieri, intanto. Sì, vabbè, io sinceramente faccio i miei auguri di buon Natale passato e di buon anno a tutta la tifoseria di Cerignola e a Cerignola in particolar modo, perché è un pubblico veramente molto caloroso, soprattutto molto ma molto affettuoso. Questa è una cosa che mi piace e mi riempie d'orgoglio, e sono contento di allenare a Cerignola e dare queste soddisfazioni a questa città che se lo merita. La ringrazio e arrivederci alla prossima. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui col mister Zambretta dell'X-Food Bari Volley. Mister, 3-7-0 avete perso, comunque siete riusciti a tenere testa a un'ottima lapide che ha confermato comunque i pronostici. Sì, sicuramente il roster della lapide Cerignola è di categoria ampiamente superiore, per me è una squadra di B2 di medio-alta classifica, sarebbe sicuramente i primi posti anche in B2. Giocare contro delle ragazzine comunque di 16 anni è stata dura, sulle variazioni delle rincorse d'attacco si vedevano tutte le nostre difficoltà, e quindi da una parte l'esperienza, dall'altra l'ingenuità e l'inesperienza delle giovani nostre. Ecco, si è visto più che altro nel secondo set da parte delle sue ragazze, ovviamente tutta la freschezza, ovviamente che rispetto a un po' più, diciamo, il roster che era stanco dalle feste, si è visto forse che avete tenuto di più testa, soprattutto grande prestazione anche del suo libero. Beh, io non sono tanto d'accordo, l'ho rimproverata più volte perché gioca molto ma molto meglio. E per me l'unica che si è salvata delle nostre è stato il centrale piemontese. E però sì, quello che dicevamo noi nel secondo set, abbiamo tenuto testa fino a metà set, poi quando gli avversari hanno premuto un po' l'acceleratore non siamo riusciti
a tenergli testa, e purtroppo questo è un nostro limite, la discontinuità, ma più che nostro e delle ragazzine in genere, la discontinuità all'interno del gioco. Anche in allenamento succede lo stesso, non si riesce a tenere la concentrazione alta per un intero set, e contro sei squadre più forti naturalmente la paghi per forza. Mister, il prossimo match come lo preparerete? Prossimo match come tutti gli altri, noi in genere guardiamo poco l'avversario, ma puntiamo più a preparare, a lavorare tecnicamente, che è il nostro obiettivo giornaliero. Il nostro obiettivo è proprio quello di far crescere individualmente le giocatrici, che poi ci porterà a un lavoro qualitativo della squadra. Raramente guardiamo l'avversario. Per chiudere, alla fine, una cosa simpatica, una curiosità, chiediamo un augurio a tutti i suoi fan, a tutti i suoi tifosi che la seguono e soprattutto anche agli amici della testata. Sì, no, sicuramente vi ringrazio innanzitutto a tutti voi, ringrazio per l'ospitalità sicuramente la società del Cerignola, che è una società che merita palcoscenici sicuramente più meritevoli, hanno una struttura bellissima, e quindi faccio gli auguri veramente a tutti i tifosi del Cerignola in primis e poi ai nostri tifosi del Bari. Perfetto, la ringrazio mister, alla prossima.